Sì, inizia giugno e di fatto entriamo nel vivo della nostra stagione turistica estiva che speriamo si presenti buona come quella dello scorso anno e quindi ci fa piacere poter ospitare i primi turisti in piazza e vivere insieme tanti bei momenti che questa nuova edizione di Suoni e Sapori prevede anche quest'anno. Anzi, credo un'edizione molto più ricca di diversi spazi espositivi ma soprattutto di momenti che racconteranno l'arte e soprattutto l'enogastronomia del nostro territorio e che crediamo siano i fattori di punta poi di questa terra. Per cui continuiamo a rappresentare il nostro territorio con le migliori valenze, con le eccellenze, anche con le aziende che appunto producono tutto l'anno per poter approfittare di quella che è la vetrina estiva che Otranto e tante altre località del nostro Salento rappresentano e quindi una promozione anche per le nostre produzioni che credo sia utile, perché c'è bisogno di produrre economia, di produrre posti di lavoro e il Salento credo che in questo si stia orientando nel verso giusto. Sì, saranno 4 giorni, a differenza dello scorso anno che erano 2, quindi la seconda edizione di Suoni e Sapori del Salento e di Puglia. Ci tengo a sottolineare di Puglia perché lo scorso anno si fermava del Salento. La richiesta da parte di molte aziende del territorio pugliese ci ha convinto ad allargare gli inviti e lo abbiamo fatto su tutto il territorio pugliese. Quindi quest'anno troverete sul lungomare di Otranto molte aziende, direi più di 40, che vi offriranno l'opportunità di gustare i prodotti del Salento e di Puglia. Oltre a questo si unirà una kermesse di spettacoli, sicché ben 6 concerti tra il jazz, la musica popolare, la musica swing in 3 diverse location, dal lungomare Terra d'Otranto, lungomare degli Eroi e Porta Terra. Aggiungiamo il nostro ospite, che è quello su cui puntiamo di più e su cui siamo onorati di averlo, che è Ivan Tronci, originario di Otranto, uno chef stellato che ci farà vedere la sua cucina con le sue tecniche internazionali abbinate ai prodotti tipici. Noi siamo veramente felici di ospitarvi a Otranto in questi 4 giorni e non dimenticate di essere presenti insieme a quei turisti che arrivano ormai da tutto il mondo. Io sono molto orgoglioso di essere ritornato a Otranto, tra l'altro è la prima volta che farò uno show cooking qui nella mia città natale. Il piatto che realizzerò nel primo show cooking sarà uno spaghetto Benedetto Cavalieri cotto all'interno di un distillato di acqua di pomodoro e verrà servito con una crema di rucola e delle vongole veraci. Il secondo piatto che realizzerò sarà un crudo di pesce della costa otrantina abbinato a delle marinature di frutta di stagione servito con erbette di campo e intorno a questo piatto ci sarà un effetto di fumo all'eucalipto. Diciamo un effetto un po' particolare, innovativo. Lo show cooking si svolgerà a Porta Terra nella data del 2 giugno e del 4 giugno.